Ciao a tutti, eccoci ritrovati alla nuova puntata di Dare i numeri per il Como. Luca, oggi ho la sensazione che ci divertiremo un po', perché diciamo sempre che il calcio non è una scienza esatta e la partita di ieri si può interpretare in tanti modi. L'unica cosa è il grande Como, secondo me, secondo tutti, e finalmente dai, stiamo dimostrando che in questa categoria ci possiamo stare alla grande. Adesso sono 4 i risultati utili consecutivi che non è che stanno smuovendo troppo la classifica, vedremo dopo il perché. E arriva una settimana terribile, giovedì c'è il turno infrasettimanale col Pordenone, lunedì si va a Terni e quindi una gara ogni 4 giorni. Noi proseguiamo con la nostra formula, ci sono 6 domande, ci sono 6 risposte secche da dare, vi invitiamo quindi a dare i vostri numeri sui nostri social, troverete le domande quindi al primo commento. Noi come sempre, io e Andrea, ci confrontiamo con domande a cui risponderemo in maniera diversa. Questa è dura, eh? Dai, via, partiamo? Voto la prestazione del Como. Io do un bel 7, dai, ci sta, no? Se lo dici tu. Io do 7,5. Secondo me il Como ieri veramente ha giocato alla grande, è un peccato non averla chiusa, però sta dimostrando che in questa categoria ci sta veramente al top. Io non capisco ancora le quote SNAI tipo della partita di ieri che davano un tanto a uno a favore della Spal, invece tanta roba è stato il Como ieri. 7,5. Bene. E tu credi che il risultato sia giusto? No, il risultato non è giusto, secondo me. Io do 4 di valore da 0 a 10 e sono parecchio arrabbiato. Io sono convinto che questa partita bisognava portarla a casa, poi prendere gol l'ultimo quarto d'ora, veramente. Sono sempre suicidi calcistici, tra virgolette. Come doveva chiuderla prima, non sono contento, doveva vincere. Neanch'io sono stato contento, però io cerco di analizzare, secondo me, tutto sommato, il risultato. È stato il migliore del Como? Il migliore del Como questa volta vorrei premiare Gori, perché è stato sotto assedio, si può dire, dal primo minuto. La palla ha tirato 25 volte, non tutto in porta ovviamente, però lui, a parte forse qualche parata non pulitissima, però insomma c'è sempre stato, ne ha fatta una molto molto importante nel secondo tempo. In tanti hanno dato Gori, secondo me all'inizio ha balbettato un po' troppo e quello mi ha un po' condizionato. Io nel livello di tante buone prestazioni voglio premiare questa volta veramente Alessio Iovine, perché è un'altra super partita, un motorino inesauribile, difende, attacca, contrasta, è veramente una super rivelazione per questa serie B e secondo me Alessio Iovine è stato migliorità. E secondo te chi può dare di più? Mi ripeterò, la gumina anche ieri è mancato, ha toccato poche palle, quando c'era da andare in contropiede non ha fatto quello che doveva fare e poi diciamocelo chiaramente, quelle scenette sulla sostituzione che non sono mai belle, a me non mi sono proprio piaciute. Quindi dico che la gumina deve dare di più. A me non è piaciuto lo già. Perché clamoroso, non è piaciuto, perché è vero che assolutamente da lui ripartono quasi tutte le azioni del Como, però l'ho trovato veramente evanescente, poco concreto e anche un po' troppo, come dire, egoista. Sì, diciamo che la concretezza sottoporta da uno così non è aspettata. Ricordiamo che per noi non è il peggiore in campo, la gomina o Ciajas, è chi può dare di più, cioè quindi da loro ci si aspetta sempre di più. Vota Jack, Gattuso? Ma dai, direi un 7, no? Sì, 7, perché giocava tutta la bene la partita, ha un'idea di gioco, comunque una volta coraggioso, solita bella partenza, quindi 7. Io gli aumento il voto rispetto a settimana scorsa, gli do 7,5, perché le idee sono veramente chiarissime ed è quello che un allenatore deve fare per non mettere in confusione né i giocatori né l'ambiente. Lui, come l'anno scorso, sta insistendo tra virgolette un po' sul suo 11 ideale, sta portando avanti questa idea, secondo me la sta portando avanti bene, al di là dei Cerri che ieri l'ha un po' risparmiato perché non è in grande forma e giovedì c'è un'altra partita, e quindi gli do 7,5.
piccolo appunto, c'è anche un'eleganza Jack, cioè veramente, Gli hanno detto di mettersi l'abito. Mamma mia, però, un figurone, rispetto a Flotelli con la tuta e il cappuccio, è benissimo, benissimo. Prova costume e non ridere. Chi sta entrando in forma? Beh, io direi di premiare gli Ozzi, perché se li ha sentita sterza, ha fatto 3 gol, 2 su rigore, e ieri finalmente ha segnato sul primo gol su azione, quindi un gol come c'è. In attesa della rovesciata, la Viola, che prima o poi entrerà questa rovesciata. Lui la prova sempre, l'ha anche dichiarato dopo la prima bellissima stagione. Io dico Scaglia, perché finalmente veramente sta giocando la difesa in maniera impeccabile e iniziamo a capire anche perché in estate i pupilli dello scorso anno, Crescenti, Solini, sono stati tra virgolette sostituiti anche a malincuore, ma Scaglia sta diventando veramente un giocatore di categoria. Bene, ma tutti bene, dai, sì, meno male. Però io continuo a rimanere incavolato per il pareggio. Vediamo un attimino la rassegna stampa, Luca. Sì, abbiamo la provincia che titola Como Bello e Iellato pari a Ferrara. Anche la Gazzetta dello Sport insiste su questo concetto, il Como parte a razzo e poi è fortunato. Spal salga su autogol e anche lo Sport, Como contro la Spal, fa tutto il Como. Perché allora Gattuso ha detto un risultato giusto? Cioè, un allenatore tra virgolette anche un po' ambizioso, perché si lascia andare a una frase del genere? Perché è corretto, perché è una persona corretta, lo conosciamo bene e forse ha un po' analizzato i tiri, le situazioni, credo si sia questa, insomma. Ma secondo me sono punti. Allora, spunti e deliri social, Luca. La prima cosa che ti chiedo è questa: il Como è serie positiva da 4 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, bene, sta scalando la graduatoria, ma fino a un certo punto siamo sempre lì in quella cavolo di quest'ultima posizione, che siamo sempre un po' a rischio anche se il campionato è lunghissimo. Perché non ci stiamo muovendo da lì? Perché Como per superare 4 punti e questo pesa. Però i risultati aiutano, la continuità aiuta e aiuterà. È un campionato pieno di incognite, il Parma che perde ancora ed è ai stessi punti del Como, clamoroso, Pordenone che va a pareggiare a Pisa in testa a coda, quindi anche il giovedì non sarà per niente facile per il Como, quindi credo che veramente partite facili e non è un nuovo comune, quest'anno proprio non ce ne sono. E quindi insisto, i 2 punti di ieri sono 2 punti persi, porco cane, dobbiamo far punti, dai, li faremo giovedì. Campionato lungo li faremo giovedì. Si avvicina anche un po' al mercato di gennaio, secondo te Andrea cosa può mancare questo Como? Allora, visto ieri e visto anche con l'Alessandria, secondo me manca una seconda punta un po' più rapida per cercare di chiudere le partite quando si aprono le voragini, come ieri a un certo punto c'erano degli spazi incontrollabili, giganteschi, Jack ci ha provato con Parigini, ha tolto un po' sorpresa anche Sciagliati, magari in quegli spazi lì che li poteva divorare, anche se sì, infatti era infortunato. Diciamo che il Como c'ha 3 contropiedisti, tra virgolette possono essere il titolo Bumbu, che però reputa ancora troppo acerbo, troppo giovane, Gatto e Peli che non sono ancora out per l'infermeria. La seconda punta rapida non può essere, almeno ad oggi, da quello che abbiamo visto, non può essere Lagumina, e quindi chi deve divorare quegli spazi lì, il Como non ce l'ha, e secondo me un pensierino a gennaio su quel giocatore lì Come lo farà, al di là del centrocampista centrale che probabilmente manca per tamponare tipo l'assenza di ieri di Acomedat, ce n'era solo uno in panchina. L'ultima cosa è i biglietti, mini abbonamenti, biglietti. Sì, ci sono questi mini abbonamenti, la società li ha messi in vendita da venerdì per le prossime 3 partite casalinghe, quindi con Pordenone, con Perugia e Parma.
sono una formula che non prevede grossi sconti, anzi nessuno sconto, però c'è il vantaggio che comprando questo mini abbonamento si paga una sola volta la commissione e soprattutto serve tutto un mese e mezzo. Beh, ti garantisce per il tuo posto. Ma infatti c'è qualcuno che si chiede, non è che poi con i mini abbonamenti la curva sarà esaurita e per tre partite chi vuole prendere il titolo di dietro non lo trova. Non penso di rischio. Potrebbe essere un rischio, ma secondo te. No. Luca, passiamo dai al programma della prossima settimana, di questa e delle prossime partite. Abbiamo subito un bel test, giovedì alle 20.30 contro il Pordenone, in casa, partita ovviamente molto importante, e poi c'è il turno unico, il lunedì, 1 novembre, come giocherà a Terni contro la Ternana, che secondo me è una formazione fortissima, l'abbiamo vista la coda finale dello scorso campionato, ha cambiato poco e ha aggiunto in qualità, e giocherà lunedì 1 novembre alle 15. Tra l'altro a Terni noi non abbiamo non c'è la grossa tradizione, se non ricordo male le ultime non sono state tenute. No, non sono andate minuti. Bene, dai ragazzi, vi salutiamo e vi ricordiamo di dare anche la vostra opinione, date voi anche voi il vostro numero per il Como sotto questo post, troverete le 6 domande che io e Luca ci siamo fatti e dateci anche voi la vostra opinione, perché oggi ce ne possono essere tante diverse ed è anche bello sentire un po' quelle di tutti. Grazie e alla prossima. Ciao, forza Como!